Ragazzi, lo sapete, è arrivato il momento di scoprire quanto in realtà questi due ragazzi si conoscono. Loro dicono di essere amici. Sappiamo che hanno giocato e giocano insieme ormai da tanto tempo. Almeno 100 partite. Siete esatto. Compagni di stanza, giusto? Quindi in teoria facile. In teoria hai detto bene. Diamo insomma un segno di rispetto qui al capitano, ovvio, facciamo partire Luca. Non di vecchiaia, di rispetto. E rispetto. Ti è piaciuta questa? Sì, sì, mi è piaciuta. Perché stavo per dire, però ho detto magari. Mi è piaciuta, mi è piaciuta. Bene, partiamo. Pronti via con la prima, direi facilina. Facilina. Il nome della cagnolina. Alma. Miss Bang. Tu hai detto che non la sapeva, ma scusami. Impossibile, come fa a sapere? Perché è tuo amico. Perché è tuo amico, te lo sta dimostrando, bravo. Dopo ti spiego come faccio a saperlo. No, puoi dirlo, come fai a saperlo? Perché è un famoso ristorante che mi piacerebbe andare a Lisbona. Ha lo stesso nome, Alma, la e quindi mi è rimasto impresso. Che cavolo. Vabbè, ma che ragione. Come funziona? Ma io c'ho faccio questo collegamento. Ma perché? Cioè. Il film preferito. Ah beh, questo non dai, non ci, puoi, so ci puoi arrivare. Concentrati. Fantozzi non so. Contro tutti. No. No, non lo so, dai, non lo so. Non era ancora Space nato. Jam. Space Jam. Batman, il ritorno del Cavaliere Oscuro. Sono molto oscuro io. Ci potevo arrivare. Ci potevi arrivare. Vedi che non mi ascolti quando ti racconto le cose. Qua potresti arrivarci. Una persona come te attenta ai dettagli. Il numero di scarpe. Fino a 40 ci siamo. 46. Hai sbagliato, 47! Sì. Sei perso, cadato su questa, non so. Vabbè, questa era facile, cioè nel senso è quel range, bene o male, quei due, infatti, tre numeri, 46, è una cosa 47. Più facile c'ero da eliminare. Quasi, 40 per forza. Non hai mai annusato una scarpa di... No, non ho mai avuto il piacere. No, però noi ci facciamo i complimenti a vicenda quando siamo in stanza e che ci diciamo che nessuno di noi due puzza e quindi è piacevole stare in stanza insieme. Esatto. Benissimo, si lavano ragazzi. Tipile, il secondo nome del figlio. Ah, mitico Nandino, non so il secondo nome quale potrebbe essere. Ti arrendi così, Mi arrendo e... Sparo un nome. Non lo so. Dai, provaci, almeno un tentativo. Giovanni. Era una domanda trabocchetto, Jack, non c'è non secondo no. Vabbè, allora non va bene, però non vale così, cioè. Perché non vale? Sì, vale. Non ce l'ha. Sì che vale. Premio recitazione. Vabbè. È una risposta Bang. Anche non ce l'ha. Infatti, perché non lo sapevo, mi sembra strano. Però ho già perso. Meglio di due devi fare. È fattibilissimo. Ci ce sei? L'ho. Pronti? Il suo youtuber preferito? Andrea Galeazzi. Ma questo l'ha controllato sicuro. Perché ma questo è sicuro, Andrea Galeazzi, sicuro. Perché tutte le volte. No, ti giuro, lo sapevo. Ti giuro, lo sapevo, ma tutte le volte. Questa era... Non si ricorda mai. Ma questa era di livello pro. Sì, lui si sdraia a letto e ogni tanto parte la voce di questo, sempre lo stesso, che racconta. Ma in trasferta. In trasferta, sì. E quando pubblica. Quando ogni tanto quando pubblica lui sente sempre la stessa persona e dopo un po' ho capito chi era, mi sono informato. Il cocktail preferito? Gin tonic. Presa. Ho già potremmo perso. Anche giocare col tempo. Gin mare e tonica mediterranea. Sì. Il cartone preferito da piccolo? Cazzo. Io non l'ho mai visto. Più o meno, alla mia età, i cartoni che davano in televisione erano più o meno quelli. Quei cartoni giapponesi, sicuro. Mile Shiro? Scusa, mi sfugge il pezzo in cui lui... Abbiamo iniziato giapponese. A giocare a pallavolo. Tutti quelli che guardavano Mile Shiro hanno iniziato a giocare a pallavolo. No, però in quel periodo. Mai giocato in vita mia. Beach volley l'estate. Malissimo. Vuole dircelo kiss lei? Milicia? Kiss Milicia? Non so, non ne so. Di pallacanestro si tratta. Di pallacanestro? Un cartone di pallacanestro. Gigi La Trottola. Gigi La Trottola, sì. Il modello del telefono. Impossibile. Visto. Impossibile. Ma scusa, ma siete sempre insieme, come fai a non saperlo? Ma perché è stra-anonimo sto telefono, cioè non c'è scritto da nessuna parte che cos'è. Perché non ho un iPhone come tutti. È un Huawei. Ok, questo ci siamo. Vabbè, pure il modello è impossibile, cioè ce ne sono 87 milioni.
È il P30. P30, va bene. Beh, 0,5 perché Huawei l'hai preso. Esatto. E quindi sono già in vantaggio perché sono 2,5. Va bene, sei contento che hai vinto? Erano troppo facili queste domande. Io ti avevo avvertito di essere un po' più cattivo. Questa è solamente la prova che io voglio molto più bene a lui di quanto lui ne vuole più bene, di quanto lui vuole bene a me. Non mi piace metterlo in difficoltà, capito? Non permetterei mai. Va bene, accetti la sconfitta. Accetta la sconfitta, sì. Sei tu il vincitore della Crazy Intervista che gli offrirai da bere. Ho vinto qualche cosa? Un gin tonic. Un gin tonic. A lui li fa benissimo, Va bene. Bisogna fargli complimenti, anche uno chef di un certo livello. No, mi piace che loro andrebbero avanti a parlare per un'altra mezz'ora, ma siccome noi dobbiamo fare la prossima intervista, vi salutiamo e mi raccomando, continuate a seguirci. Ciao. Ciao.